a noi due. Fantastico, il rumore delle plastiche che si tolgono da un prodotto nuovo. In confezione troviamo l'adattatore DisplayPort e la HDMI, oltre all'adattatore jack per l'audio analogico nel caso aveste un'uscita analogica sul vostro PC, e poi un enorme alimentatore. Guardate com'è grande, con la classica spina a sciuco. Andiamo sotto a collegarla? Corto il cavo dall'alimentatore al monitor. E dopo aver fatto l'unboxing, eccolo qua. Molto bella anche la parte posteriore, ovviamente in materiale plastico, però è fatta bene. Vedete, può variare di inclinazione tanto, perché ha una buonissima escursione. Sul lato destro abbiamo gli ingressi tutti digitali, quindi addio alla vecchia VGA. Un HDMI che può essere anche MHL, due normali, un input per la DisplayPort, un ingresso audio, un'uscita cuffie e qua c'è l'alimentazione. Sulla sinistra l'hub per l'USB, che è anche USB 3.0. Sulla base invece gli altoparlanti DTS, ma adesso colleghiamolo. E sì, ed eccolo qua, questo fantastico 21, noi siamo alla prova del 9 perché l'ho messo in funzione, ho collegato il mio MacBook Pro via HDMI, lo utilizzo come estensione, non come estensione ma come secondo monitor, vedete funzionano tutte e due, quindi ho non solo un 34 pollici, ma un 34 pollici più 13, veramente molto produttivo lavorare così. E questo display leggermente curvo sul monitor dell'ufficio è fantastico perché, adesso imparo la telecamera, quando sono qua ho questo senso di immersività che mi consente di vedere tante tante finestre e di averle tutte sott'occhio. Non è molto curvo, è un LCD IPS come tecnologia, 14 millisecondi il tempo di risposta, che però possono abbassarsi grazie a una tecnologia che è la tecnologia Smart Image. Intanto vi faccio vedere come viene visualizzata un'immagine classica di test. Luminosità di 300 candele, direi che sono più che sufficienti per quanto riguarda l'uso in interni, ovviamente, perché il monitor si usa all'interno. Buono l'angolo di visuale, anche se, ripeto, il monitor fondamentalmente si guarda frontalmente, e tutto si comanda con un joystick qua sotto, tutto fondamentalmente l'on screen display. Se clicchiamo a destra entriamo nel menu, possiamo modificare l'ingresso. Vedete, io ho collegato in questo momento due apparecchi, il mio MacBook e anche la Chromecast con la quale sto streamando in tempo reale i contenuti qua del mio smartphone. Abbiamo anche la possibilità del picture by picture e del picture in picture, sono due funzioni differenti, magari ve le faccio vedere velocemente. La prima è la semplice visualizzazione a tutto schermo di una sorgente più la seconda piccolina in un angolo, ma forse più interessante la seconda, che mette 50% un ingresso e 50% l'altro ingresso per poter vedere a destra e a sinistra due immagini praticamente identiche. Lo vedete, adesso sta settando le varie risoluzioni ed ecco qua il monitor della scrivania del computer e qua a sinistra sempre la mia Chromecast in tempo reale. Ma usciamo da questa funzionalità, facciamo così, ok, disattiviamo il PBP, vediamo se ho sbagliato sicuramente la sorgente, infatti. Allora rientriamo subito nello screen display, che non è velocissimo come menu, e andiamo a selezionare l'ingresso principale dove ho collegato il mio PC. Il bello di avere un 34 pollici 21 noni è anche questo, ovvero quello di poter avere tantissime finestre e tutte molto molto visibili, perché guardate, io posso spostare come voglio le varie finestre del browser internet, averle grandi, insomma. Preferisco come produttività avere su una scrivania un monitor da 34 pollici rispetto a due per esempio da 24. Poi il mio 13 mi serve sempre perché butto un occhio per esempio sempre alle email che ho là in uso. Oltre a questo, vi posso dire che cliccando a sinistra entriamo nella funzione Smart Image, che modifica leggermente tutti i settaggi e i parametri per adattarli a questi vari profili di utilizzo. Se entriamo in gioco,
il tempo di risposta da 14 millisecondi passa a 5 millisecondi. Io, lo sapete, purtroppo non sono un videogiocatore, quindi questo aspetto non riesco a chiarirvelo e a provarlo come vorrei, quindi non ne parlo. Formato dell'immagine che è possibile settare, luminosità, contrasto, nitidezza, eccetera eccetera, i soliti settaggi che ci sono su tutti i dispositivi. L'audio è possibile prenderlo o dall'HDMI come in questo caso, oppure da una sorgente audio esterna. Anche il colore ovviamente personalizzabile, così come la temperatura colore. Qua sono le varie impostazioni. Comodo il fatto che nella base sono integrati due altoparlanti 7W DTS che non avranno una grandissima qualità dell'audio, però comunque per sentire musica così spot vanno più che bene. Cliccando in avanti si va direttamente e velocemente alla regolazione del volume, mentre l'on screen display, se lo muoviamo a sinistra, andiamo nel settaggio della Smart Image. Scusate, volevo far vedere indietro, andiamo direttamente velocemente nel settaggio del multiview. Insomma, che dire, a me questo Philips piace tantissimo, un po' per la qualità dell'immagine molto buona, un po' per le dimensioni 34 pollici 21 noni che saranno ormai per me lo standard sulla mia scrivania, e un po' anche per questa leggera curvatura che mi ha convinto. Ma non sarà l'unico monitor che proverò. Perché devo cambiarlo? Devo comprarlo? E allora ne sto provando un po'. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao, questo ci ha convinto. Sì, ci ha convinto.